Blaze, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Buon Halloween, mitico, mitico Beck, Becchino, come stai? Buonasera, caro Sibi, alla grande. Sfida di Halloween, weekend di Halloween, Serie A, giornata 6. E si parte con i pronostici. Mi hai battuto. Ti rendi conto che alla prima ho voluto fare lo sbruffone, ma hai battuto già la prima volta alla primissima challenge. Ma allora, questa qui è la fortuna dei principianti, dai. Vedrai che stavolta magari mi batti tu. Tu, a differenza mia, hai preso il Parma. Hai Complimenti, Beck, visto? bravissimo. 1-0 per te. Partiamo subito, caro Beck. Crotone Atalanta. Posso non giocarla questa? Non vale. Allora, do supporto sempre alla mia squadra, quindi X2. Ah, non te la rischi. X2 No, no. dice il Beck. Io invece do fiducia alla dea. Io qua mi gioco due fisso. Non ci posso credere che la dea va a perdere con il Crotone. Tutto può essere, però. Fiducia alla dea. Due per me. Inter Parma. Allora io qua do fiducia all'Inter perché dopo il pareggio della Champions si vuole rifare, quindi vince uno fisso. Io qui me la rischio e ti spiego anche il perché. Lukaku, che si è fatto male in attacco, è un problema per l'Inter, perché se non segna lui, io qua me la rischio. X2 per il Parma. Bologna-Cagliari. Allora, Bologna-Cagliari. Allora, il Bologna è in casa, quindi il Cagliari reduce da una vittoria, un'ottima partita, direi. Allora, secondo me è un X2. X2 dici. Io vedo una partita da gol. Segneranno entrambe, sia il Bologna che il Cagliari. Gol. Arriviamo a Udinese-Milan. Allora, Udinese Milan. Allora, se il Milan non ne approfitta adesso, dato che Lukaku è infortunato, No, quella è l'Inter. lo so, quindi deve approfittarne il Milan. Quindi do un X2. Due fisso. Spezia Juventus, mamma mia. Ai 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 ai, questa partita qua. Allora, ho dato troppa fiducia alla Juve nella prima challenge A chi lo dici? e mi ha deluso. Però lo Spezia non è che sia una grandissima squadra che può mettere in difficoltà la Juve. Allora, il 2 fisso non lo metterei, però metterei X2 per sicurezza. Io invece do fiducia alla Juve, deve fare punti, si deve riscattare dalla brutta figuraccia. Io do fiducia alla Juve. 2. Torino-Lazio, altro partitone. Torino-Lazio. Io metto over 1,5. Ah, te la giochi con l'over. Io qua me la voglio rischiare, ho visto un buon Torino nelle ultime partite, però ho visto anche un grande ritorno della Lazio. Secondo me vincerà in trasferta. Due fisso. Napoli-Sassuolo. Allora, pensiamo bene perché il Sassuolo sta andando alla grande. Non so se mettergli un X2, ma non credo. Metto 1X a favore del Napoli. Io qua invece mi gioco un bell'over. Roma Fiorentina. Ok, allora, a Roma giochi in casa.
reduce da un pareggio nelle coppe, è un po' stanca. La Fiorentina sta giocando abbastanza bene, però, caro mio Sibi, do fiducia alla Roma, quindi 1x. Secondo me invece qui ci sarà la classica sorpresa, Viola che sta giocando un buon calcio, X2 Fiorentina. Do fiducia alla Viola, la Fiorentina farà punti. Arriviamo alla partitissima, il derby di Marassi, Samp-Genoa. Allora, la Sampdoria arriva da una vittoria nel campo di Bergamo che ha giocato una grandissima gara, li vedo molto affiatati. Il Genoa, se non sbaglio, c'ha molti infortunati, quindi per non rischiare mettere uno fisso metto 1x. È un derby sentito. Secondo me ci saranno pochissimi gol. Under 2,5. Al massimo ci saranno 2 gol. Chi segna segna. O la Samp, o il Genoa, però non più di 2 gol. Verona, Benevento, partita del lunedì. Allora, qui non voglio mettere né 1 né x né 2 né 1 x né x2, metto gol casa del Verona. Gol casa del Verona, che ci sta. Anche perché il Verona sta segnando veramente poco. Anche se ha segnato contro la Juve, che ha fatto una gran partita, però se vai a vedere le statistiche, segna pochissimo. Io vedo un bel colpaccio del Benevento. X2. Do fiducia al Benevento. Perché secondo me gioca anche un bel calcio il Benevento, eh. Cosa ne pensi, caro Beck? Allora, il Benevento sì, ha ragione, gioca un buon calcio, però andare sempre quando si va in trasferta non è mai semplice. Staremo a vedere, secondo me l'effetto Halloween, ci saranno delle sorprese in questo weekend. Soprattutto spero di batterti questa volta, mi devo subito rifare. Spero vi sia piaciuto questo video, staremo a vedere chi tra me e il Becchino vincerà questa settimana. Nulla Beck, siamo giunti ai saluti. Allora, mio caro Sibi, io non posso fare altro che ringraziarti per questa seconda manche, come si dice, manche. Manish, secondo episodio. Secondo episodio, bravissimo. Spero che vinco ancora io, perché il back è già 1-0, ragazzi, No, quindi spero di vincere io. devo fare la doppietta qua. Devo Devi fare fare la la doppietta, cara. doppietta. Questa volta vincerò io. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie mille a te, sempre generoso e disponibile. Ragazzi, attivate la campanella e se volete scrivete un bel commento chi secondo voi vincerà questa sfida, questa challenge tra me e il Becchino. Soprattutto ragazzi, se vi è piaciuto il video pollice in su. Se vi fa piacere condividete questo video nelle vostre pagine social. In descrizione trovate il link di Mr. Becchino 79. Mi raccomando, andate a visitare il suo canale. Visitate il canale di Mr. Becchino 79. Se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale, al canale del Mr. Becchino. Un bel commento, un bel pollice in su. Al prossimo video. Ciao Beck! Bless! Buon Halloween!